All'interno di questo recipiente andiamo ad aggiungere un uovo. Aggiungiamo un pizzico di sale, circa un cucchiaino di estratto di vaniglia, 150 g di zucchero ed ora montiamo il tutto sino a rendere il composto ben spumoso. Versiamo 270 g di latte, 130 g di olio di semi, 250 g di farina 00 e mezza bustina di lievito per dolci. Ed ora montiamo il tutto. Versiamo il nostro composto all'interno di una teglia 35x35 ricoperta con carta forno. Livelliamo per bene ed ora inforniamo a 180 gradi per circa 20 minuti. Ed eccola qui, appena uscita dal forno. Ora la lasciamo un po' intiepidire sul piano da lavoro. Andiamo a pareggiare i bordi in questo modo. Questi li possiamo tranquillamente mangiare. Ora dividiamo a metà. A una parte mettiamo la confettura. Ora andiamo a mettere questa parte sulla marmellata ed ora andiamo a ritagliare le nostre merendine facendo tre tagli in questo modo. E dopo altri tre tagli, circa così. Ed eccole qui tagliate e disposte sul vassoio da portata. Ed eccole qui pronte, pronte per la colazione dei grandi e dei piccini. Niente, spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Ciao e alla prossima!